L'Étoile se ne va da Sottomarina. Rossano Boscolo Sesillo ha sul tavolo del suo ufficio il progetto di un campus per la formazione di cuochi e pasticceri, ricavato nella cornice di un antico convento a Tuscania nei pressi di Viterbo. Boscolo corona in questo modo 25 anni di lavoro nel mondo dell'alta cucina, 25 anni di competizioni internazionali sui fornelli che hanno fatto di lui un vero e proprio agonista. L'agonismo è una delle cose che ti rende, ti dà più adrenalina, ti dà più piacere nel portare avanti un lavoro. Quindi l'ho fatto a livello agonistico, nel vero senso della parola, facendo competizioni, facendo grande ricerca, grande perfezionamento, e questo poi mi ha portato ad altre scelte, alla nascita della scuola, al conoscere il mondo gastronomico, a cercare di sviluppare qualcosa di più del gusto. Lei si considera un privilegiato perché è riuscito a vivere una carriera professionale dando forma al gusto. Che cosa significa esattamente questo? Il gusto vuol dire buono o cattivo, prima di tutto. Ma una volta arrivato al buono, non ci si può fermare. Gli occhi, l'aspetto, il profumo, tutti gli altri sensi devono essere messi in moto. Quindi la forma bella è bella per tutti. Oggi Boscolo Étoile Academy significa anche business. La scuola Étoile, dopo 25 anni e aver portato circa 12.000 corsisti, se non sbaglio, a Sottomarina, è diventata a pieno titolo uno dei marchi del brand del gruppo Boscolo. Fin dall'inizio, però, la scuola non è stata solamente un elemento formativo o caratterizzante di Chioggia, ma anche un business. Allora, diciamo che la scuola è nata per mia passione. È nata perché io ero uno che frequentava le scuole. Io, che ero quello buttato dentro la cucina, sono stato motivato ad andare a uscire all'estero per imparare. All'estero, negli anni 70-80, c'erano le grandi scuole. Da lì poi è nata l'idea che mi ha dato un maestro. Mi ha detto: guarda, tu stai ristrutturando l'Hotel Irone, perché non ne prendi un pezzo, non ne occupi uno spazio? E lì ho portato avanti questa cosa. Ne è diventata la più importante scuola nazionale e fra le più importanti internazionali nel mondo del perfezionamento culinario. Lei per un certo periodo ha smesso la casacca dello chef, dopo aver vinto forse quasi un po' tutto quello che c'era da vincere, e si era dedicato più ad attività manageriali. Adesso lei quest'anno invece è tornato in cucina, in un certo senso. Sì. Allora, è vero, io dopo 20-25 anni di attività giornaliera, a spadellare, a toccare il cibo, a istruire persone, avevo pensato che potevo in un certo modo entrare più nella fase manageriale. Ma le persone si abituano a te, le persone ti vogliono, le persone vedono sempre una persona carismatica, un leader della situazione. Quindi io comunque sono sempre un chef. E uno chef deve essere presente, non può essere solo in ufficio. E con l'occasione anche di questa nuova avventura della nuova scuola, ho deciso di rimettermi la giacca, ho deciso di essere tutti i giorni con i miei con le persone che vengono a fare i corsi. E vi trasferirete nel centro Italia, in particolar modo a Tuscania, certo. nel nord del Lazio. Una scelta motivata da? Allora, le motivazioni sono due. Allora, noi siamo nati, come ho detto prima, portando via spazi all'Hotel Airone. Nel frattempo abbiamo avuto un grande successo, ma gli spazi sono rimasti sempre quelli. Sentivo due necessità: A, gli spazi insufficienti, e i nostri clienti sono un buon 60-70% del sud. Quindi io mi sentivo in dovere di avvicinarmi verso, e allora qual è il posto migliore? Centrale. Abbiamo avuto questo comune, che è il comune di Tuscania, che ha appoggiato molto bene il nostro progetto, la regione Lazio, che ha appoggiato ancora di più il nostro progetto, e quindi mi ha motivato a scegliere questo territorio. Lei è stato un grande innovatore nella sua carriera in cucina, ha dato forma al gusto, ha, come dire, istituito il business della formazione culinaria. Adesso tutti questi elementi si ritroveranno nel campus di Tuscania. Ce li può elencare brevemente? Sì, ecco, logicamente qui adesso noi stiamo parlando di un parco da 17.000 metri, stiamo parlando di un museo, stiamo parlando di un convento dove ci sono le camere e i laboratori, e stiamo parlando che creeremo una biblioteca. Ecco, in questo caso la biblioteca sarà tutta una biblioteca multimediale, è un allattore del vino totalmente robotizzata con 1.500 etichette, dove tramite un computer il robot va a prenderti la bottiglia, e anche innovazione, diciamo,
come attrattore culturale, come attrattore turistico, perché comunque io rimango sempre una persona che ha fatto della sua vita turismo, attrazione e cibo. Quindi è un servizio completo che daremo non solo più al corsista, ma anche a un pubblico normale. Che cosa significa dopo così tanti anni comunque staccare le radici da Sottomarina? Questo è un problema. Questo io non lo so se sarò capace. Le radici sono le radici, quindi si fa presto dire sì, andiamo, abitiamo, andiamo, cambiamo casa. Però io non lo so cosa succederà fra 6 mesi quando non apro più la finestra, non vedo il mio mare, non sento più l'odore della pescheria deciosa, del salso, non vedo i canali, non vedo i belli o anche i difetti di Chioggia, di Sottomarina. Quindi mi spaventa anche un po', perché comunque 54 anni vissuti in un paese e con tutti i suoi pregi e difetti sono una vita. L'appartamento rimane, quindi non si sa mai.